microfono non è partito. E buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargheon e dunque datemi un piccolo secondino perché il mio sistema creato con tanta pazienza già non ce la sta facendo più. E allora, ok, buongiorno, come state? Bentornati al Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Ripeto, io sono sempre il vostro Leo Vargheon e meno male, mi stava a venire l'orchite addirittura, Walter. Sono contento di evitare un'orchite ai miei ascoltatori. Ma dunque, signori, questo è il mercoledì, il nostro giorno in cui andiamo naturalmente a giocare tutti assieme, quindi direi di non perderci in chiacchiere e di buttarci subito sulla nostra fantastica rubrica VAR Games. Ed eccoci qua, naturalmente ci spostiamo sulla schermata di gioco, eccola qui, in tutto il suo splendore, no, questa è quella delle opzioni. Buongiorno e bentornati su Omen Exitio Plug, la nostra fantastica avventura che stiamo seguendo tutti assieme. E dunque, signori, prima di cominciare naturalmente vado a salutare tutti voi meravigliosi in chat. E che dire, beh, vedo la tripletta delle meraviglie, quindi Walter, Michela e Simone che, insomma, si è ben parcheggiato e addirittura si scusa del ritardo. Ma non sei in ritardo, mio caro, sei perfettamente in tempo, assolutamente, anzi... Che dire? Stai scrivendo? Allora, vieni, prima di cominciare ti serve uno specialista, hai ragione, mio caro, hai proprio ragione. Mannaggia ragazzi, stiamo veramente già deragliando ed è passato, veramente, sono passati manco 10 minuti. Allora, dove eravamo rimasti, signori? Dunque, la storia ce la ricordiamo tutti, il nostro caro dottorino che si è arruolato nell'esercito inglese si è ritrovato praticamente a dover affrontare una pericolosissima missione in quel della Tanzania, esplorando vari villaggi praticamente, della costa della Tanzania, abbiamo scoperto che c'è un'epidemia in corso che sta avendo dei risvolti particolarmente inquietanti. Uno tra questi, a quanto pare, vede il coinvolgimento dell'esercito tedesco addirittura, di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio nella volta scorsa, in quanto noi ospiti in uno dei villaggi che stavamo esplorando veniamo attaccati proprio dall'esercito tedesco e partecipiamo, insomma, al resto del gruppo, alla resistenza di questo villaggio, insomma, mettendoci al servizio praticamente dello stesso capo del villaggio, che noi abbiamo ribattezzato Aldo. Solo che Aldo, abbiamo scoperto che nasconde anche un orribile segreto, in quanto lui, diciamo che ha fatto la Kim Jong-unata, ecco, mettiamola così, proprio per evitare le malattie ha deciso che no. Non solo la malattia non esiste, ma i malati non esistono. E infatti noi, nel pieno del nostro così sentirci Dora l'esploratrice, siamo scesi nelle profondità del pozzo del villaggio e abbiamo scoperto quella che è a tutti gli effetti un'orribile fossa comune e abbiamo naturalmente riportato il tutto al nostro capitano, un uomo per niente ragionevole quando si incazza, quindi sì, esatto, Aldo Novax, decisamente, Simone. Quindi la storia prosegue praticamente da lì. Noi abbiamo scoperto questo orribile segreto di Aldo e sinceramente non mi ricordo come è andata a finire, se a tarallucci e vino oppure se abbiamo fatto qualcosa per, insomma,
per risolvere il problema. Ma direi, nel frattempo arriva Melanie. Buongiorno, buongiorno carissima, benvenuto Aldo Quanon. Oddio, ma madonna, ma esistono ancora i QAnon? Sono ancora attivi? Cioè, perché non fanno tanto rumore in realtà? Veramente. Egregia, esatto Simone, è decisamente il titolo più appropriato alla signorina. C'è una sola Dora ed è quella della canzone dei Profilax. Sai che quella mi manca, questa canzone dei Profilax mi manca, devo dire. Conosco il gruppo ma direi che non ho fatto abbastanza ricerche. Dice a voglia Simone, madonna Dio. I QAnon. Ma direi di non perdere ulteriore tempo, signore. Noi non diamo spazio alla prediretta proprio per evitare questi ritardi. E andiamo con la lettura. Nel caos che esplode per il villaggio, ti ritrovi sballottato di qua e di là, senza sapere bene cosa fare. Fino a un secondo prima stavi cercando di placare la diatriba fra Smith e Aldo, mentre ora non sai neanche più dove muoverti. Raccogli la concentrazione, ti guardi attorno per cercare di elaborare tutta la situazione e ti prepari ad affrontare i nemici. Ah, ok, siamo ancora durante l'attacco, ecco. Siamo ancora, ti autorizzo, grazie Simone. Siamo ancora durante l'attacco, quindi dobbiamo ancora salvarci le chiappine. E io vi ricordo che siamo pure feriti, porca puttana. Perché il gioco non mi permette di curarmi? Io sta cosa non la capisco, vabbè, mi devo portare le ferite addosso. Lancia uno sguardo a tutti coloro che ti circondano. In questo momento non esistono più scontri, né diverbi o cambi di approccio. Non esiste più il pozzo, i malati, le minacce e tutto ciò che avete vissuto prima dell'arrivo dei nemici. Il suono dei proiettili esplosi e le urla sono le uniche cose che regnano all'interno del villaggio. Voi e i ribelli siete tutti uniti in un'unica e disperata missione: sopravvivere. I tedeschi avanzano e cominciano a comparire dalla vegetazione come fantasmi. Minchia. Sei fin troppo esposto al fuoco nemico in quella posizione e quando noti O'Bannon correre verso una capanna lì vicino, decidi di seguirlo e raggiungerlo. Sfortunatamente il fuoco di copertura che i tuoi compagni ti forniscono sembra non essere sufficiente per proteggerti dai fucili dei tedeschi, tanto da costringerti a deviare la tua traiettoria, finendo all'interno di un'altra abitazione. Guardi nell'oscurità della notte, ma non riesci a vedere nulla. Punti la tua arma verso il buio. Fuori imperversano i suoni della battaglia, spari e grida mescolati assieme nel calderone dello scontro. Poi un rumore diverso, nitido e vicinissimo alle tue spalle. Ti volti di scatto e scorgi il bagliore della lama di un coltello che fende l'aria, nel punto dove poco prima si trovava il tuo collo. Minchia, ragazzi. Possiamo neutralizzare, quindi pari il colpo e neutralizzi il nemico, oppure possiamo usare l'agilità, quindi schivare il colpo e contrattaccare. Quindi c'è piccolo attentato al nostro personaggio, noi siamo già feriti. Abbiamo più combattimento che agilità, quindi direi di... visto che abbiamo potenziato quello, l'agilità l'abbiamo lasciata proprio per ultima. Direi che poi potenzieremo pure quella, così avremo almeno un paio di punti in tutto. Direi combattiamo, quindi neutralizza. Successo, bene. Afferra il polso del nemico prima che possa affondare la lama nelle tue carni e gli torci il braccio con un movimento rapido e potente. Il nemico è fin troppo sorpreso della tua prontezza fisica ed è ancora intento a fissarti con stupore, mentre gli rivolti contro la sua stessa arma, conficcandola nella sua orbita oculare. Porca puttana, che... minchia. Hai carisma da vendere, sei cheese. Grazie, Walter. I tedeschi hanno raggiunto tutto il villaggio. Rimangono compatti in guardia, senza mai perdere la loro formazione. Si muovono in gruppo con una disciplina che sembra quasi appartenere a delle macchine, piuttosto che a degli esseri umani. I ribelli e i tuoi compagni sono nascosti, in attesa del momento giusto per attaccare e sorprendere gli invasori. Nel frattempo abbiamo preso altri punti esperienza. Bene, bene. Bene, bene. Noi condividiamo. Ma lei è imputato di 16 omicidi. No, vabbè, scherzo. Basta. Andiamo avanti. Il tempo sembra dilatarsi. I suoni diventano ovattati. Sei partito all'attacco, anche se non sai bene quando hai iniziato a correre e urlare.
Immagina di essere in mezzo al nulla e ti accorgi solo ora di star correndo e urlando come un ossesso, fantastico. E urli perché non sai come ci sei arrivato lì. Non lo so, me lo immagino così il nostro personaggio, completamente stunnato. Un secondo prima stavamo ficcando nell'occhio di qualcuno il coltello e il secondo dopo stiamo urlando come degli idioti, sporchi di sangue. La terra si solleva, la polvere vi avviluppa e accompagna la vostra carica, vorticando come se volesse sferzare i vostri nemici. Non riesci a vederlo, a vederli in mezzo al caotico preludio della battaglia, ma sai che O'Bannon e Vespucci sono con te, e hai scorto persino Bezzerai, unitosi all'assalto. Dai, dai grande Bezzerai, la nostra guida particolarmente inutile fino adesso. Con voi anche tutti i ribelli si precipitano sui tedeschi. La loro posizione di difesa risulta molto efficace. Sono barricati l'uno contro l'altro, come un'antica falange greca, intenti a bersagliare chiunque cerchi di avvicinarsi. È una raggiera di proiettili, onde di piombo che si infrangono contro i ribelli e i tuoi compagni. Merda. Aldo incita i ribelli a combattere e a non darsi per vinti. Grida per la prima volta da quando sei arrivato al suo villaggio. Sembra una divinità, ritto in piedi nel mezzo della sua piccola truppa. Urla come un ossesso, si sbraccia e lancia ordine come se le sue parole fossero magiche e avessero il potere di divenire realtà. Che, mamma mia, che carisma, Aldo! Con orrore vedi Ryan colpito da un proiettile. Riesci ad avvicinarti, ma per lui non c'è più niente da fare. No! No! Ti volti e vedi un soldato trafiggere Bezzerai allo stomaco con una baionetta. Chiami il nome del mezzo italiano. Non sai bene quante volte gli scuoti le spalle e cerchi di riportarlo indietro dalla fredda stretta della morte. No! Ragazzi! È morto Ryan Vespucci! C'è morto Ryan Vespucci! Nota nel diario. I tedeschi hanno attaccato l'accampamento dei ribelli e tu e i tuoi compagni vi siete ritrovati coinvolti in uno scontro. Ryan e Bezzerai sono rimasti vittime della ferocia del nemico. No! Durante lo scontro con i tedeschi uno dei tuoi compagni ha perso la vita. Allora, nel registro delle imprese c'è la nota fratelli d'arme. Oltre alle altre, diciamo, agli altri achievement che abbiamo sbloccato, c'è la nota fratelli d'arme e c'è una X sopra, non c'è la V, quindi vuol dire che abbiamo fallito questa cosa. Quindi c'era il modo di salvare i nostri compagni, quindi l'unica cosa che mi viene in mente è forse se avessimo invece di ammazzare il tipo, lo avessimo tipo fermato, probabilmente saremmo riusciti tipo a fare qualcosa per i nostri compagni, o quantomeno la storia sarebbe cambiata. Credo, non ne ho idea. Ma porca puttana, ragazzi. Ma no, ma povero Ryan. Ragazzi, F in chat, mi raccomando, per porgere gli omaggi al povero Ryan Vespucci. F in chat, mi raccomando. Ma porca puttana. Che Spucci tornerà, dice Simone. Che Spucci, con la Q, ovviamente. Il panico ti invade, risvegliandoti da quello strano mondo rallentato che si era aggrappato alla tua mente. Il tempo ricomincia a scorrere rapidamente e il fracasso della battaglia fa tremare la terra. Poi un tedesco ti travolge all'improvviso, ma riesce a fermare la lama della sua baionetta a pochi centimetri dal tuo collo. Affronta o scappa? Beh, ragazzi, a questo punto io direi, vabbè, ditelo voi a sto punto, signori, vi prego, cioè, ormai è meme di questo, di questa nostra rubrica, cioè, ditelo voi, cosa dovremmo fare, scappare o l'altra cosa che vi chiedo di dire in chat, assolutamente, cioè combattiamo o scappiamo, cioè, c'è una sola risposta adesso, quindi io vi chiedo gentilmente di dirlo assieme a me, assolutamente. Cosa dovremmo fare con questi nemici, ecco. Con questo tizio, cioè io entrerei in modalità berserk tipo immediata subito a questo punto, quindi spara! Successo.
Esatto. Grazie Valdere, grazie Simone. Feroce addirittura. Fissi la lama del nemico a pochi centimetri dal tuo collo. Il tedesco cerca di infilzarti come uno spiedo, ma il tuo proiettile è più veloce. Esplodi un colpo di pistola a distanza ravvicinata, perforando un polmone al tedesco che ti crolla addosso inerte. Madonna, che cattiveria. No, no, Simone, non si dice. Decidi di tornare velocemente dentro la capanna per metterti in una condizione di sicurezza. Ma no, qui dobbiamo partire in berserk e fare una strage, porca puttana. Dobbiamo fare veramente, cioè, involtini di tedesco. Bravo, bravo Walter, esatto, esatto. Cioè, proprio modalità Guts tutta la vita. Il terrore ti paralizza. Non riesci a muoverti o fare altro di sensato che non sia riprendere fiato e ascoltare i suoni della battaglia che si fanno sempre più violenti. Ma no, ma no, ma no, ma come ci nascondiamo? Ogni secondo che passa. All'improvviso una mano sudicia ti tappa la bocca, riempiendotela dell'amaro sapore di sudore e terra. Che schifo. Tenti di divincolarti, ma senza successo. L'uomo alle tue spalle ti stringe in una morsa ferrea, impedendoti ogni movimento. Nel frattempo abbiamo preso altri punti esperienza. Potremmo potenziare l'agilità o tenerceli per aumentare qualche altra caratteristica, che adesso ci costano 30 punti esperienza. Quindi ditemi voi, secondo voi dovremmo potenziare anche l'agilità per avere proprio un range di possibilità, oppure tenere l'agilità bassa? Anche se abbiamo visto che ci è costata un punto, cioè ci è costata i punti ferita questa nostra scelta scellerata. Tesa in culo, probabilmente è l'orsetto della canzone Il vitello dai piedi di balsa, probabilmente. Per me è uno spreco, dici potenziare agilità. Vabbè, teniamoci punti per ora, poi sceglieremo più avanti cosa fare. Che altro? Bene. Eccoci qua. Il terrore ti paralizza. Non riesci a muoverti o fare altro. Ok, questo l'avevamo letto. L'uomo comincia a parlare, quasi sussurrandoti direttamente dentro l'orecchio. Ha un forte accento tedesco, ma parla la tua lingua. Riconosci la sua voce. Signor Huntington, non deve avere paura. Collaboriamo sullo stesso fronte. Ho saputo che ha ripreso le sue ricerche. Sono contento che abbia seguito il mio consiglio. È il signor Meyer, signori. È il tedesco, quello inquietante che ci ha raggiunti al bar, praticamente. L'uomo ti toglie la mano dalla bocca. Meyer, che ci fa lei qui? Che cosa vuole da me? Sono qui proprio per lei, signor Huntington. Dobbiamo unire le nostre forze. Mi dica che cosa ha scoperto in questo villaggio. Questo villaggio, era scritto. Un terribile dubbio si insinua nella tua mente. L'attacco, la malattia, è tutto collegato. Se fosse stato lo stesso Meyer ad averti lasciato quel messaggio sulla nave, sembra che quest'uomo sappia già tutto. Possiamo implorare Meyer? Direi di no. Abbiamo anche un minimo di dignità, signori. Siamo uomini pacifici, ma minimo di dignità, santo cielo. Per me è uno spreco. Ah, questo l'avevi detto, Simone. Frattempo, che succede? Che succede? Niente. Andiamo avanti. Possiamo o implorare di lasciarci andare, ma direi che non è nel nostro stile, signori. Possiamo consegnare il decotto a Meyer. Addirittura gli diamo in mano qualcosa di così prezioso. Oppure possiamo convincere Meyer che non abbiamo scoperto nulla con i nostri due punti di carisma. Signori, dobbiamo capire se fidarci di quest'uomo, perché è evidente che sa tante cose. Allora, qui il gioco sicuramente ti vuole fregare. Perché? Perché ovviamente ci ha rimarcato più volte che questo è un tedesco, il forte accento tedesco, si chiama Meyer, ok. Quindi vuole rimarcare su sto fatto che lui tecnicamente è dalla parte del nemico, perché almeno per quanto riguarda la sua nazionalità, la sua fede, la sua buona fede è abbastanza messa in dubbio. Mettici pure che abbiamo appena subito un attacco dall'esercito tedesco e lui si presenta proprio assieme all'esercito, quindi più sospetto di così si muore. Quindi o veramente lui magari si è finto soldato per avvicinarsi a noi, perché magari
sapeva che noi eravamo qui per qualche motivo. Perché vabbè, il controspionaggio, lo spionaggio e il controspionaggio in guerra esiste, quindi è ovvio che scoprire magari i movimenti del nemico è parte sicuramente del lavoro dello spionaggio. Magari Bezzerai stesso, potremmo anche scoprire che Bezzerai è una spia, che in fondo non possiamo sapere a chi è legato, chi lo sta pagando, chi, per chi lavora. Quindi quindi il signor Meyer potrebbe essere o una tattica per diffondere la malattia ancora più velocemente, oppure potrebbe essere effettivamente una persona solo interessata a evitare che si propaghi qualcosa di questo tipo, e ha chiesto il nostro aiuto per quale strano motivo, non si sa. In fondo noi non è che avessimo chissà quale background particolare che ci ha spinti, insomma, a seguire questa trama, ecco. Cioè, noi ci siamo solamente arruolati, siamo arrivati qui per caso, quindi... oppure un agente segreto americano in incognito, potrebbe essere. Perché non offriamo Aldo in sacrificio agli dèi intanto? Perché Aldo potrebbe pensare la stessa cosa di noi, caro Walter. Secondo me è un agente di Cutil. Basta, Simone, basta stamattina con sto Quaran. Mamma mia. Comunque, il signor Meyer per ora non ha fatto niente per meritarsi la nostra fiducia, quindi io direi che sì, nel senso... Allora, potremmo fare una cosa. Abbiamo abbastanza punti? No, non abbiamo abbastanza punti, quindi non potremmo fare. Cioè, la mia idea era quella di potenziare ulteriormente il carisma e mentire. Però io al momento direi che non soverchieremo gli ordini del nostro comandante, o quantomeno non faremo niente di che possa ledere effettivamente l'esercito. L'informazione che abbiamo raccolto ce la terremo per noi, quindi mentiremo. Però abbiamo fallito la prova, a quanto pare. Ho esaminato diversi pazienti e ho trovato caratteristiche in comune tra i malati. Nessuna potenziale cura? L'uomo sembra soppesare le tue... Ah, no, aspetta. Sì. L'uomo sembra soppesare le tue parole. Non appare convinto e i suoi occhi sembrano voler penetrare la tua coscienza. Poi qualcosa lo distrae, come se avesse smesso di darti ascolto. I rumori della battaglia sono cambiati. A quanto pare i ribelli sembrano aver avuto la meglio. Intravedi un velo di apprensione sul suo volto, segno che per lui è il momento di levare le tende. Il misterioso uomo si congeda in malo modo e sparisce dalla tua vista. Oh, ma questo mica è scemo, assolutamente no. Il signor Meyer... È stato tratteggiato come un uomo particolarmente intelligente. Andiamo a rileggere un attimo la sua scheda, tanto per... Di Meyer dice: è un misterioso tedesco che sembra conoscere molti dettagli del tuo passato. Dai modi affabili e dotato di una certa arguzia, le sue intenzioni ti sono sconosciute e sospette. Per quanto riguarda invece noi, che dicono di noi, niente, io volevo... Non abbiamo praticamente il background, non ci fanno un background del nostro personaggio, a quanto pare. Cioè, o quantomeno non... Vabbè, non ci interessa. Noi dobbiamo riportare a casa il capitano dal piccolo Scott, comunque, noi c'è questo già un figlio. Ok. I tedeschi sono stati respinti. Uscendo dalla capanna vedi i ribelli esultare per la vittoria. Smith sta discutendo con Aldo. I toni sembrano essersi distesi tra i due, levigati dalla tensione e dall'adrenalina della battaglia. Il capo dei ribelli si sbilancia perfino in un sottile sorriso, facendo crollare la sua maschera fredda e imperscrutabile. L'uomo consegna un involto al capitano, che poco dopo si dirige verso di te e gli altri sopravvissuti del gruppo. Antiton, prendi! Smith ti lancia l'involto contenente alcune provviste. Ci serviranno per il viaggio. Metti le provviste nel tuo zaino. Soldati, la nostra missione finisce qui. Torniamo al quartier generale. E abbiamo concluso anche questo capitolo. E inizia un altro. La marcia dei derelitti, addirittura, derelitti.
Vabbè che abbiamo preso un po' di scoppole, signori, ma addirittura dei relitti mi pare un po' tanto, ecco. Vediamo, abbiamo sì le provviste. Piccola scorta di razioni di cibo sostanziose ed estremamente caloriche. Ci hanno dato le gole ad orno. Scherzo. Le figlie sono rotture di coglioni. Vabbè, Walter, però i figli si piazza le core. Avete abbandonato il villaggio e la... Avete abbandonato il villaggio e la battaglia conclusa. Ah, ok, la battaglia conclusa. Conclusa, aggettivo. Cammini esausto e affranto assieme al resto del contingente. Almeno per ora, però, il pericolo sembra scampato. Meglio dei relitti che dei retani. Quanta saggezza oggi, Walter, mamma mia. Cioè, oggi... Mamma mia. Non potevo dire di meglio, guarda. Andiamo avanti. Vi fermate o continuate? Possiamo fermare la nostra corsa o continuare. Proponi di continuare la marcia anche di notte. Proponi a Smith di accamparvi per la notte. Ripartirete il mattino seguente. Allora. Non lo so. Sinceramente non ho idea. Non credo che sia così... Non è sicuro camminare di notte. Per quanto io sono per la strategia, ditemi che ne pensate. Io sono per la strategia chi va piano va sano e va lontano. Ma soprattutto sono della strategia del meglio piazzare un perimetro di sicurezza, perché comunque un esercito in marcia, per quanto voglia essere silenzioso, si nota ovviamente, perché viaggiamo con luci, con cose. Quindi direi che il riposo ce lo siamo meritato. Io sono abbastanza sicuro che però fermarci, sì, ci espone ai pericoli, ma anche camminare, la foresta di Teutoburgo insegna, insomma, camminare in fila indiana o comunque con un, come un esercito organizzato, ci può esporre su tanti lati al nemico. Quindi se piazziamo almeno un perimetro di sicurezza, mettiamo delle guardie, abbiamo la possibilità quantomeno di proteggerci in maniera un po' più pensata, ecco, quindi... Io sono per fermarci, e quindi io direi vi fermate. Proponi a Smith di accamparvi per la notte. Sì, però non dovremmo essere noi a proporlo al capitano. Cioè, noi siamo degli stronzi che... Cioè, che alla fine non contano niente. Cioè, dovrebbe essere il capitano a prendere queste decisioni. Perché dobbiamo farlo noi? Cioè, ho capito che il gioco, ovviamente, siamo noi protagonisti. Dobbiamo fare noi le cose. Cioè, dobbiamo essere noi la parte attiva della cosa. Ma non lo so. Cioè, questa è una di quelle parti che avrei lasciato, sinceramente, al... Così, non lo so. Però non mi sembra giusto che a scegliere o quantomeno a proporre siamo noi. Il capitano ti osserva, spostando lo sguardo sull'orizzonte, come se stesse calcolando mentalmente la vostra distanza dalla costa dove avete lasciato la vostra imbarcazione. Dopo aver rimuginato per qualche istante, annuisce. Un po' di riposo ci farà bene. Non fai in tempo a fare un altro passo. La testa ti gira, la vegetazione intorno a te sembra oscillare, muoversi per cercare di raggiungerti, allungare viticci serpiformi che guizzano e stridono. Perdi l'equilibrio e cadi a terra, sbattendo violentemente la testa al suolo. Senti la voce di Smith che ti interroga preoccupato. Soldato, che succede? Antiton, rispondi! La voce del capitano si affievolisce. Ti senti cadere in profondità. E per un attimo ti sembra di precipitare nel pozzo del villaggio di Aldo, accogliendo il morbido atterraggio sui corpi in putrefazione, che schifo. Prima di poter effettivamente raggiungere il fondo di quel volo discendente, i tuoi sensi ti tradiscono e perdi conoscenza. Flashback. Sei di nuovo a casa, nella tua Londra. È stato tutto un sogno. La malattia, Zanzibar, la battaglia hanno davvero avuto luogo. Stai camminando per la tua casa. Hai un vassoio in mano. Sopra c'è del tè caldo, una ciotola con delle zollette di zucchero e qualche biscotto al burro. Sali le scale per raggiungere la camera da letto e apri la porta. Posi subito lo sguardo sulla donna che dorme stesa sul letto. Ti fermi qualche secondo a osservare la sua sagoma, carezzata dalle coperte e i suoi capelli che navigano sul cuscino, disperdendosi sul morbido guanciale. Ce la facciamo la carbonara.
La chiami dolcemente mentre ti avvicini al letto. Lei non ti risponde, così appoggi il vassoio sul comodino e la scuoti con delicatezza, senza ottenere alcuna risposta. Allora le metti una mano sulla spalla e la volti verso di te. I suoi occhi non ti guardano e sei certo che non ti guarderanno mai più. Osservano il soffitto, forse qualcosa oltre il soffitto. Probabilmente chiedono aiuto nel mutismo con cui la morte ha maledetto le sue labbra. La tua Helen fissa il vuoto e tu non puoi neanche ricambiare quello sguardo. Ti alzi di scatto per la sorpresa, urtando il vassoio che finisce a terra, mandando in frantumi il suo contenuto. Poi torni a chinarti su di lei, stringi il suo cadavere a te, cercando disperatamente di donarle il calore del tuo corpo. Mormori il suo nome, una litania sommessa, ma non c'è più nessuna voce che possa risponderti, nessuna mano che possa cogliere le tue lacrime. Mia, ragazzi. Ti risvegli con una punta d'angoscia. Una punta solo? Madonna, io sto crepando. Sei sdraiato vicino a un fuoco da campo. Tenti di alzarti, ma ti senti debole. Non hai bisogno della tua esperienza come medico per capire che hai la febbre. Pensi subito alla misteriosa malattia e un brivido ti risale lungo la schiena. Che tu sia stato contagiato. Non hai ancora idea di come si propaghi la malattia, ma sei convinto di aver usato tutte le precauzioni e di non aver avuto nessun contatto diretto con i locali e i contagiati. Vorrei che rileggessimo assieme quest'ultima frase. Non hai idea di come si propaghi la malattia, ma sei convinto di aver usato tutte le precauzioni e di non aver avuto nessun contatto diretto con i locali e i contagiati. Nessun contatto diretto con i locali e i contagiati. Io vorrei che vi focalizzaste ancora una volta su questa frase. Nessun contatto diretto. Contatto diretto, ci siamo capiti, con i locali. Nessun contatto diretto con i locali. Io andrò avanti finché non avete capito. E i contagiati. Cioè, devo essere esplicito? Devo ricordarvi cosa abbiamo fatto due puntate fa? Se non una? Adesso non mi ricordo quando mi pare due puntate fa. Cioè, dobbiamo ricordarci davvero cosa abbiamo fatto? Ecco, appunto, grazie per l'esplicitazione, Simone, sì. A parte che il contatto diretto ce l'abbiamo avuto, gioco, non mentire. Poi siamo caduti letteralmente in un pozzo pieno di morti di questa malattia. Questo è gioco. Non mi prendere per il culo. È ovvio che... Vabbè. Cioè, io... Vabbè. Non commento. Cioè, voglio solo rimarcare questa... Non commento. Andiamo avanti. La mente ti ripropone il ricordo della notte passata. Ah, ecco. Gioco mi prende meno per il culo adesso. Grazie, gioco. La mente ti ripropone il ricordo della notte passata con Lorraine, come se volesse prendersi gioco di te. No, perché la mente è logica. La mente, insomma, fa 2 più 2, cazzo. Cioè, io non sono particolarmente intelligente, però l'ho fatto immediata subito questa associazione, mio caro. Cioè, non prenderci per il culo, per cortesia, gioco. Che la figlia dello sciamano fosse malata nonostante non mostrasse alcun sintomo, ma è ovvio. Ma è ovvio che era malata, ma sicuramente... Ma sicuramente, cioè, lei per vivere faceva le pozioni per i malati di questa malattia. Di conseguenza li toccava, li gestiva, li vedeva quantomeno. Cioè, ci stava a contatto. È ovvio che era malata. O quantomeno era un soggetto asintomatico. Cioè, ormai siamo schillatissimi su queste cose, no? Noi del mondo terrestre, dopo 3 anni di merda, veramente. Quanti sono? 20, 21, 22. 3 anni di merda. Io considero anche questo un anno di merda. Ma vabbè. Gesù. Vabbè. Ti costringe ad alzarti mentre il tuo stomaco protesta, scagliandoti contro tutte le maledizioni possibili. Scaglio io le maledizioni. Gioco. Sotto forma di violenti attacchi di nausea. Ci metti qualche secondo a riprenderti. Ehi, dottore, stavamo per decidere dove seppellirti. Meno male che ti sei svegliato. Questo è il nostro amico irlandese Ed O'Bannon.
Smith ti si avvicina con una leggera aria apprensiva nei suoi occhi. Come ti senti, Huntington? Possiamo mentire. Sto bene, capitano. La stanchezza, tutto quel sangue. Capitano, temo di aver contratto la malattia. Allora, noi da medici ovviamente non possiamo fare i coglioni risentiti. Cioè, dobbiamo essere... dobbiamo dire la verità. Cioè, quantomeno io da dottore farei così. Cioè, dovrei essere il primo comunque a non mentire sui miei sintomi, sulle mie condizioni. E se io ho un sospetto che può mettere in pericolo il resto dei miei compagni, devo necessariamente prendermi la responsabilità. Quindi direi che diciamo la verità, per quanto questa cosa potrebbe portare dei... E soprattutto finalmente potremmo curarci probabilmente se diciamo la verità invece di fare i fighi di sto cazzo. Perché allora, vediamo la scheda del personaggio. Noi siamo ancora feriti, oh! Siamo ancora feriti da giorni, porca miseria. Va bene, diciamo la verità. Ne sei sicuro? Non posso ancora averne la certezza, capitano, ma sono convinto che il malore di poco fa non è stato causato dalla stanchezza. Ed ecco che ci danno fuoco. Beh, probabilmente, Walter, sì. Avanti, Huntington, non puoi mollare proprio adesso. E poi potrebbe trattarsi di una semplice febbre malarica. Quando arriveremo a Stone Town avrai modo di riprenderti. Il capitano minimizza sui tuoi sospetti, o forse lo fa per tranquillizzarti. Ignora completamente la possibilità che tu possa essere stato contagiato e ti dà le spalle mentre riprende il suo zaino da terra prima di tornare a guardarti. Vabbè, sto Smith, insomma, per carità, bravo uomo e tutto quello che ti pare, sicuramente è una brava persona, però vabbè. Vabbè, è chiaro che non poteva mettere in allarme tutti i soldati, dicendo cose, però vabbè. Però non abbiamo ancora porto gli omaggi al povero Vespucci, signori. Questa non è una bella cosa. Ora sbrigati, dobbiamo partire immediatamente. Smith ti mette in mano qualcosa da mangiare e comincia a incamminarsi. Non ti senti esattamente in forza per una marcia. Ma non puoi certo permetterti di riposare o rimanere indietro. Ti alzi in piedi e inizi a seguirlo, costringendoti a tenere duro. Madonna, io vi racconto questa cosa, lo so che non dovrei spezzare il ritmo tutte queste volte, scusatemi. Però io, la cosa che ha provato lui, cioè il nostro dottor Huntington, io l'ho provata. Cioè, io mi ricordo la prima volta che sono stato a Napoli, che io non mi ricordo se ci sono stato altre volte a Napoli sinceramente, però ci sono stato una volta sicuramente in gita in terza media, e io ebbi un malore tutto il tempo. Erano 3 giorni di gita e abbiamo visto la Reggia di Caserta, abbiamo visitato posti meravigliosi. Napoli bellissima, per carità, è una stupenda città, solo che purtroppo io mi ricordo un cazzo perché sono stato male tutto il tempo. Ed è stato orribile perché poi il malore ho cominciato ad averlo dentro la Reggia di Caserta. Io non so se ci siete mai stati lì dentro. Quanto cazzo è grande la Reggia di Caserta. Immaginatevi stare con la febbre e dover camminare per un corridoio che non finisce mai. Io a un certo punto mi sono seduto a terra. Ok, mi sono seduto a terra per quanto stavo male, perché non ce la facevo più. Sul serio, era diventata veramente una cosa, cioè, tra la vita e la morte per un ragazzino, veramente. Quindi, e poi sono stato veramente male tutto il tempo. Cioè, la prima sera stavo bene, poi non so che cazzo ho preso, mi sono preso qualcosa e ho avuto tipo l'influenza tutto il tempo, e ho passato il resto della gita praticamente a stare male. Orribile, orribile sotto tutti i punti di vista. Quindi ti capisco perfettamente, Huntington, questa marcia è veramente una tortura. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Vi muovete in direzione della costa con l'obiettivo di raggiungere al più presto il natante con cui siete arrivati. Il colera, dice Simone, potrebbe. Smith sembra molto nervoso. Probabilmente teme che i tedeschi possano essere sulle vostre tracce. Bezzerai è morto nello scontro. Caputtana.
È morto nello scontro con i tedeschi, quindi non era un agente dei tedeschi, a quanto pare. E come lui, Ryan. Saluto militare a Ryan. Avete condiviso molto, tu e quel mezzo italiano. Quante sere hai passato a conversare con lui quando, pelando patate e preparando gli ingredienti per i suoi manicaretti deliziosi. Ryan ha sempre saputo come mescolare le varie sostanze per ottenere i piatti più gustosi, in cucina come nella vita. I suoi consigli ti hanno sempre aiutato ad andare avanti. Ragazzi, non mi perdonerò mai il fatto di non essere riuscito a salvarlo qui nel gioco. Cioè, so che era salvabile. So che era salvabile, probabilmente. Abbiamo sbagliato qualcosa che ci ha impedito di salvarlo. E questa cosa, veramente, ci dispiace. Mi dispiace perché, oddio, cioè, era ovvio, vista la simpatia che ispirava il personaggio, non poteva non creparci. Cioè, era proprio destino che succedesse una cosa del genere. Quindi, niente. Peccato. Peccato, veramente peccato. È stata colpa tua. E questa... Ma perché il gioco perché il gioco mi viene dietro? Perché io anticipo il gioco, ragazzi? Non va bene questa cosa. Mi sento osservato. Mi sento osservato veramente tanto dal gioco. È stata colpa tua. E questa consapevolezza ti rimbomba nella testa con violenza. Io non lo faccio apposta, ragazzi. Cioè, io dico le cose e poi premo il tasto continua. E questo cioè, l'avete visto anche prima, insomma, quando va tutta la disamina sul contatti ravvicinati con i malati. Se salvavi lui, moriva qualcun altro. Probabilmente sì. È stata colpa tua e questa consapevolezza ti rimbomba nella testa con violenza. Meyer voleva te. È possibile o stai viaggiando troppo con la tua fantasia? Ti ha cercato a Stone Town. Ora te lo ritrovi in mezzo alla guerra tra tedeschi e ribelli. Questa non può essere una semplice coincidenza. Poi il gioco mi chiede di scegliere tra Smith e Ignore. Prosegui la marcia in silenzio. Parli con Smith dei tuoi sospetti sui motivi dell'attacco. Ci facciamo i cazzi nostri o parliamo col capitano? Io sono per parlare con il capitano, Però non lo so. Già sto capitano l'abbiamo rintronato un po' troppo con le nostre paturnie, forse, Non è che poi scaricandogli addosso altra roba, altra merda, questo comincia a fare un po' di cazzate. Perché il gioco, sto gioco è un po' infamello, se ci pensate, Non è esattamente, non è proprio corretto in certi casi. Secondo me prende nota di queste cose. Secondo me è piuttosto machiavellico, ecco, su questo aspetto. Io non lo so. Non sono tanto convinto nel parlarne con Smith. Io non vorrei veramente che lui andasse in burnout con tutti i nostri problemi. Cioè, o che ci vedesse quasi come una mina vagante da tenere sotto controllo, Perché noi magari potremmo fare questa scelta a cuor leggero, dire vabbè, parliamo col capitano, siamo onesti, diciamo le cose come stanno, oppure... Però questo potrebbe portare a tutta una serie di problematiche che non sono esattamente l'ideale per continuare il gioco. Quindi non lo so, oppure potremmo farci i cazzi nostri, però farci i cazzi nostri potrebbe scaricare tutta la merda addosso a noi, e noi magari non siamo abbastanza larghi con le spalle per gestire tutta questa merda, ecco. Quindi vabbè, condividiamola col capitano, su, prendiamoci questa responsabilità. Capitano, i tedeschi che ci hanno attaccati non sono del tutto sicuro che mirassero ai ribelli. Potrebbe essere tutto collegato alla malattia. E cosa credi che volessero esattamente, Huntington? Potrebbe trattarsi della medicina in mio possesso, capitano. Oppure, non lo so, capitano, forse sono fantasie, ma ho un cattivo presentimento. Diciamo la verità.
Antiton, non credo che la malattia c'entri qualcosa. C'è una guerra segreta in corso tra noi e loro. E questo è l'unico motivo dell'attacco. L'odore della salsedine ti inebria le narici. All'orizzonte puoi già vedere la spiaggia sulla quale siete sbarcati all'inizio di questa missione. Tiri un sospiro di sollievo. Non credi che il tuo fisico avrebbe potuto reggere ancora a lungo. Pochi minuti e fate il vostro ingresso nel villaggio desolato da dove tutto è cominciato. Ci sono nuovi cadaveri, freschi, ma questi sono stati uccisi in uno scontro a fuoco. Temi che c'entrino ancora i tedeschi, ma tieni tutti i dubbi per te. Non vi fermate e proseguite verso la costa, dove vi aspetta un'amara sorpresa. La barca con cui l'avete raggiunta è ormai inutilizzabile. Una mareggiata ne ha danneggiato la chiglia. Smith abbassa per un istante le spalle, perdendo il suo impeccabile portamento militare. E aggiungo io, inventando nuove fantastiche bestemmie. Tutti al mare a mostrare le quappe chiare, esatto. Ah. Ed, hai qualche idea? Lo chiediamo al... ci danno tre opzioni. O lo chiediamo a Ed, nostro amico irlandese ubriacone, che per carità, magari nei fiumi dell'alcol potrebbe pensare a qualcosa. Che cosa facciamo, capitano? Chiedi a Smith. Lui mi sa che è proprio l'ultimo. Dovremmo cercare una barca, capitano. Grazie al cazzo, Smith. No, grazie al cazzo, Huntington. Sei proprio un genio. Chiediamo a Ed. Facciamo così, facciamo sta mattata. Chiediamo all'ubriacone di darci un'idea. Non hai anche... neanche il tempo di formulare la tua domanda. Una voce alle tue spalle ti interrompe e vi fa girare. È un uomo del villaggio a parlare, che si avvicina camminando sulla sabbia. Ha il viso sorridente e parla fluentemente inglese. Salve soldati, dovete attraversare il mare? Stavo giusto per partire con la mia barca. Potrei darvi un passaggio. Chiunque non sia un tedesco è benvenuto a bordo. A quanto pare l'uomo vive lungo la costa. Poco distante da dove vi trovate. Commercia spesso con gli inglesi e manifesta un certo odio per le truppe tedesche. Ha un'imbarcazione con cui potreste salpare verso Zanzibar. Perché dovremmo fidarci? Chi sei? Penso che dovremmo fidarci, capitano. Proviamo a essere fiduciosi, dai. Dai, questo tizio, non lo so. Vabbè, cioè, alla fine... non lo so. Non ne ho idea, ragazzi. Veramente, non so cosa fare a questo punto. Perché di chi dobbiamo fidare? Questa puntata veramente è sulla fiducia. È chiaramente una puntata sulla fiducia. Vabbè, dai, fiduciamoci. Il capitano annuisce, stanco. È d'accordo con te, non c'ha più voglia. Il capitano Smith si è rotto i coglioni. L'uomo risponde con un sorriso e vi fa cenno di seguirlo. Intorno a te di nuovo il mare. Questa volta però il blu ti culla e ti fa sentire sollevato. Una minaccia si allontana alle tue spalle, anche se più che una partenza, la vostra è stata una vera e propria fuga. E direi, signori, ci siamo congedati, siamo sulle rive del mare, anzi siamo partiti ormai. Direi che possiamo concludere qui un po' prima questa mattina questa giocata. Io che vi devo dire? Dai, secondo me siamo andati abbastanza bene, quindi bene, signori. Che dire, non male. Alla fine è stato quello che doveva essere, ovvero una disfatta, una roba anche difficile, ecco. Quella di oggi è stata una puntata piuttosto complicata, complessa, perché abbiamo dovuto prendere delle scelte che hanno portato anche alla morte di alcuni nostri compagni, quindi non è stato semplice, non è stato semplice per niente, signori, quindi niente. Rinnoviamo ovviamente i nostri rispetti, il saluto militare di nuovo al povero Vespucci, al povero Vespucci che ci ha lasciato, purtroppo ci ha lasciato da soli in questo mondo crudele, senza i suoi manicaretti, senza la sua italianità, e ci ha lasciato in mezzo alla merda, veramente. E il povero uomo
non lo so. L'abbiamo dovuto seppellire in una in un luogo qualunque di un'Africa qualunque. No. Troppo razzista? No, vabbè, basta. Direi, signori, possiamo accontentarci qui per questa mattina, quindi andiamo ai saluti finali. E io vi ricordo, se la voce non mi scappa, voce torna qui. Ho bisogno di te, grazie. Io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita, assolutamente. I nostri programmi naturalmente potete scoprirne il palinsesto andando sul nostro canale Telegram ufficiale Runtime, la radio geek. E che altro, che altro? Allora, stasera torna il buon Walter Sbano con le orazioni della sera, quindi nella sua versione le orazioni della guerra, se non sbaglio. Quindi non perdetevele assolutamente se volete aggiornamenti, se volete stare comunque al passo con la situazione internazionale e se volete, insomma, conoscere un po'... altre cosine belle che il buon Walter, insomma, ci fa sapere, ci fa conoscere. Domani tornerà Simone con Buongiorno un cazzo, questo ve lo dico sempre, e venerdì torneremo con l'ultima parte della nostra disamina di Arcane. Questo giovedì non so se andrà in onda quando eravamo futuro, non ne ho idea, quindi tenetevi aggiornati, signori, come vi dicevo il nostro canale Telegram ufficiale è fatto apposta appunto per tenervi sempre aggiornati. E basta, direi che possiamo concluderla qui questa mattina. Vi ringrazio naturalmente per la vostra partecipazione e niente, andiamo con la nostra fantastica sigla finale perché ce la siamo meritata, signori. E che dire, chissà cosa ci porterà il futuro e soprattutto il futuro di questa avventura. E detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.